John, sono George. Ah, dimmi. Volevo dirvi che Luca è tornato. Ancora con sé quella roba. Non sappiamo che fare. Già, ho capito. Senti, la cosa migliore da fare è portarla coi dammi. Ci avevamo pensato, ma potrebbe essere troppo pericoloso. Di questo non preoccuparti, nessuno potrà sospettarvi. Se io vado alla polizia. È vero, ma è sicuro di non correre troppi rischi. Se lo vengono a sapere quei banditi, potrebbero addirittura ucciderla. È gente decisa a tutto. Portala. Va bene. Non ti preoccupare. Gliela portiamo. Certo. Allo? Sì, con la lama. Un padre John. Mi dica, padre. Mi hanno rubato qualcosa. Infatti. Allora ti farà piacere sapere che quando vuoi te la posso far riavere. In cambio, naturalmente, di una piccola offerta alla parrocchia. Diciamo una trentina di milioni. In fondo è merce di valore. Capisci? Sì, mi sembra ragionevole. E quando possiamo vederci? Sa, non vorrei aspettare a lungo. Oh, non ti farò aspettare. Diciamo che potresti anche venire da me domani, se per te va bene. L'importante è che porti i soldi, eh? Sì, d'accordo, a domani. E grazie tante. Figurati, sono sempre ben disposto a fare un piacere a un amico. Sono Pino la lama. Ah, dimmi, novità? Ho quasi recuperato la merce. Splendido, quando me la consigli? Ti telefonerò appena ce l'avrò in mano, però mi raccomando di una cosa. Sì, che cosa? Non voglio che il tedesco lo venga a sapere, voglio tenerlo ancora un po' sulla corda. Perciò non dire niente e prepara il denaro. Starò zitto. Ok, buon d'accordo. Sei sicuro? Certo. E allora chiamami. Stai tranquillo. Appena avrò la merce, non perderò tempo. Ti saluto. Sai, non mi viene in mente niente. Nulla. Ma, vedi, Massimo, è semplice, davvero. Ah, è semplice, dici. Ma lei pensa che io ti abbia ammazzato? Oh, beh, per essere un cadavere mi sento proprio... Ah, spiritosa. E allora? Allora, non so come fare. Non mi viene in mente una sola idea, niente. Se tu la ricatterai, il fatto che io sia vivo o morta non avrà più alcuna importanza. Che stupido, non ci avevo pensato.
Ah, che genio. Dammi un bacio, vai. Sai, ho una socia in gamba. Vieni qua. No, dai. Sei proprio matto. Sto davvero bene. Anch'io. Era da molto che non mi sentivo così rilassato. Peccato che ci sia sempre così poco tempo. È vero, sai. Le giornate volano quando sono con te. Ehi, guarda. E guarda come sono carini. Ci sono anche i piccoli, guarda. Sono stupendi. Guarda, guarda come seguono la mamma. Attenta, c'è del fango. Ti amo tanto, Luca. Ci credi? Spero solo che non accada mai nulla che ci possa dividere. Io non so. Che farei senza te? Te ne troveresti un'altra. Subito.